Così di fama anche internazionale, se vogliamo, che ha avuto la voglia di offrire anche oggetti personali per questa raccolta e poi come siete arrivati anche a scegliere questa destinazione, quindi donare questi soldi raccolti a una realtà locale che è qui ad Atri. Buongiorno a tutti. Allora, tutto è partito dopo aver saputo la notizia da un ragazzo che è qui con noi, Fabrizio, tutti noi volevamo lasciare comunque sia un ricordo per Cecilia e così abbiamo deciso, invece che dei soliti fiori o cose del genere, abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto, qualcosa che rimanesse comunque sia nel tempo. Così è partito tutto in un battibaleno, ci siamo subito motorizzati per far partire questa raccolta e in poche parole sono partite le donazioni e non aspettavamo tutto. Praticamente questo, come posso dire, tutto questo riscontro, e invece oggi siamo qui, questo riscontro ce l'abbiamo avuto e siamo tutti molto contenti. E è partito anche Geax, conosceva Cecilia, e da lì ha deciso di comunque sia donare una sua giacca, come lui anche il batterista che ha donato la pelle, e anche Space One, che è un componente sempre della band, di donare sempre una sua giacca che abbiamo messo su eBay e ricavato è in quella cifra che oggi doneremo. E poi sotto consiglio della famiglia di Cecilia abbiamo scelto l'ospedale di Atri, del centro fibrosicistica di Atri, insomma, dell'ospedale. Tutto qua. È chiuso con tutto qua, non è affatto tutto qua, perché davvero è tantissimo tutto quello che avete fatto. Avete fatto un ottimo lavoro, avete raccolto una cifra importantissima, la posso dire a questo punto, 5.300 euro, non sono pochi assolutamente per dei giovanissimi ragazzi che hanno deciso di mettersi in gioco anche nel riuscire in questa raccolta fondi. Dei soldi preziosi, appunto un aiuto prezioso per il centro regionale di fibrosicistica, andranno ovviamente alla Lega, che è l'associazione che può raccogliere i fondi che poi verranno destinati a questa realtà, che è un centro regionale che ha sede appunto ad Atri. La famiglia ha pensato a questa realtà anche perché è un lascito sul territorio dove Cecilia è cresciuta e ha vissuto tutti i suoi anni. Ne parliamo allora con il direttore di questo centro, il dottor Paolo Moretti. Che cosa fa il centro fibrosicistica ad Atri e come potranno essere impiegati questi 5.300 euro? Sì, ringrazio tutti della presenza così numerosa. Come ho già detto, anzi come è stato già ampiamente detto, i ragazzi hanno fatto qualcosa di splendido, loro lo sanno, lo sappiamo tutti, e vorrei solo concludere con una piccola frase, sono tre parole che J-Ax ha usato in una canzone, che sono apposte sulla targa, e che queste tre parole sono gente che spera. Io credo che queste tre parole siano le tre parole migliori da usare in quel reparto di fibrosicistica, perché come è stato detto sono quasi tutti bambini. E io spero che Cecilia dall'alto possa veramente dare una speranza a questi bambini. Grazie.